Lo incontrai per caso. Aveva perduto l'orientamento, era in difficoltà. E quasi senza parlare gli forse il braccio e gli accettò. E facemmo un tratto di strada insieme. E diventammo amici. Da quel giorno, quando lo incontro, lo chiamo Francesco. Il volto di quest'uomo, grande e grosso, si illumina come quello di un bambino e vuole sapere tutto. Una volta, toccandomi il viso, esclamò: Silvestro, porti la barba. Da quella volta mi chiama capitano, anche perché gli dissi che in gioventù ero stato in marina. Ieri in via Roma mi veniva incontro, felice, in mezzo a due bellissime donne. Mi meravigliai. Egli orgogliosamente aveva sempre rifiutato le badanti. A pochi passi da me lo apostrofai benevolmente per dare risalto alla conquista. Lo chiamai con voce sostenuta. Francesco, stasera fai finta di non vedermi, eh? Beh, forse non ci crederete, ma egli ingenuamente di rimando disse: ma io non ci credo davvero. E si affrettò a presentarmi le signore con aria da conquistatore. Se andate per Terni e lo incontrate, chiamatelo, ditegli: Francesco, sono un amico di Silvestro. E diventerete amici.